Buongiorno, benvenuti a Omnibus. Allora, prima di addentrarci sul tema delle sanzioni che sono state comminate ieri dall'Ufficio di Presidenza del Senato Barani e ai due senatori verdiniani, Barani e Danna, per i gesti sessisti, le polemiche che ci sono, il tema se sia stata una sanzione troppo pesante o troppo leggera, se le prove, mancando quella diciamo visiva, audiovisiva del gesto di Barani, se quindi insomma sia stata appunto una sanzione troppo leggera, di tutto questo e anche di quello che significa poi un Parlamento, uno spettacolo del genere in Parlamento, parleremo nel corso di questa trasmissione. Poi nella seconda parte invece ci occuperemo sul piano alto di un'altra alta istituzione, ovvero del Sinodo, e ne parleremo quindi della famiglia nella seconda parte della trasmissione. Però prima c'è stata un po' una, diciamo, un'irruzione nella nostra scaletta, nell'ordine logico delle notizie, perché il Corriere della Sera pubblica, ha uno scoop direi in prima pagina, questa notizia: l'Italia bombarderà l'ISIS, cioè sarebbero cambiate le regole di ingaggio della nostra partecipazione alla coalizione anti-ISIS per quanto riguarda l'Iraq, non la Siria, perché ne avrebbe fatto richiesta lo stesso governo iracheno. Quindi ci sarebbero i nostri tornado, la missione, scrive Franco Venturini, che è l'autore di questo scoop, i nostri tornado che erano già legati e utilizzati in questa missione, che potrebbero fare delle azioni di questo tipo. Naturalmente siamo anche in attesa che ci siano delle conferme, dei riscontri da parte del governo, però la fonte è molto, ovviamente molto autorevole, è il Corriere della Sera. Vedrete poi, la regia potrà inquadrare o lo ha già fatto questo titolo. Allora io comincerei da qui, presentandovi i nostri ospiti e sentendo anche quali sono i loro commenti a questa notizia. Intanto c'è Walter Verini del Partito Democratico. Buongiorno. Buongiorno. Poi c'è Loredana, che è deputato, Loredana De Petris, che è il capogruppo di Sinistra Ecologia e Libertà al Senato. Buongiorno. E quindi ha vissuto, diciamo, in diretta tutti questi i tumulti che ci sono stati, ma anche molto sensibili alle questioni del pacifismo, degli interventi. Poi accanto a me sulla destra c'è invece Gianmarco Centinaio. Buongiorno. Buongiorno, della Lega, che è il capogruppo della Lega al Senato, e Andrea Carugati, giornalista dell'Huffington Post. Buongiorno. Ci collegheremo fra poco anche con Milano, dove ci sarà il capo della redazione politica di Famiglia Cristiana. Però io vorrei cominciare da Verini, ovviamente, per un giro di tavolo su questa notizia. Allora, intanto scrive Venturini: da questa notizia ovviamente per certa, quindi non ci sono nemmeno condizionali, dalle prossime ore tornado in azione in Iraq, l'Italia non allargherà i raid alla Siria, e dice anche però che non è detto che per attuare questo cambiamento delle regole di ingaggio serva un voto del Parlamento. Sì, no, questo io, naturalmente anch'io ho letto la notizia stamattina sul Corriere della Sera. Noi siamo lì come paese, con una decisione anche del Parlamento da più di un anno. Siamo lì con dei tornado, siamo lì con dei droni Predator, siamo lì con quasi 150 uomini tra personale di supporto e piloti. Abbiamo svolto azioni di ricognizione, di rifornimento, c'è anche un aereo cisterna. Abbiamo svolto azioni di, come si dice in gergo, di illuminazione per supportare interventi di altre forze. E quindi noi siamo lì a combattere il terrorismo. Abbiamo fornito armi a diciamo, componenti kurde che sul campo, dopo la caduta di Mosul, si battevano contro il califfato. Insomma, noi siamo pienamente impegnati, e io credo che sia un fatto molto positivo, nell'alleanza contro il terrorismo, per cercare di sconfiggere questa minaccia epocale che sta minacciando la civiltà, non l'Occidente, la civiltà umana. Quindi se dentro l'alleanza c'è stata questa richiesta di un ulteriore impegno, io credo che questa rientri pienamente nell'azione che il nostro paese, dentro un'alleanza, non in maniera unilaterale,
risulta da quello che si è letto che anche il governo iracheno abbia chiesto questo ulteriore impegno, quindi è giusto naturalmente che il Parlamento venga informato che se questa cosa sia così, però francamente lo stesso giornale mesi fa auspicò, ma questo naturalmente, però l'opinione pubblica auspica che l'Italia faccia fino in fondo la sua parte contro il terrorismo. Vero che anche da sinistra, Loredana De Petris, anche da sinistra c'è stato quasi un invocare un intervento anti-ISIS, però rispetto a questa notizia... Beh, rispetto alla notizia, intanto... Già il fatto che lo sappiamo, diciamo, da un giornale, proprio siamo tutti parlamentari, eccetto... No, eccetto Carugati. Ecco, la dice lunga, quindi al di là del fatto che se il voto o meno, io credo, insomma, che è una questione su cui il Parlamento, a mio avviso, se si modificano le regole di ingaggio, comunque si deve pronunciare. Lo dico perché, per esempio, la domanda precisa che feci io durante un'audizione, forse a luglio, alla ministra della difesa sulla fornitura di armi ai curdi, in particolare non ai curdi iracheni ma ai curdi che combattono a Kobane, la ministra disse ma insomma ci vuole un'autorizzazione specifica del Parlamento, perché noi non possiamo, diciamo, a quelli che sono tra l'altro, come ben sappiamo, in prima fila a combattere e quindi a tenere il confine quasi europeo, diciamo. E la ministra disse esplicitamente che ci voleva, diciamo, un'autorizzazione speciale non solo del Parlamento, ma quindi voglio dire, ma al di là di questo, credo che sia assolutamente necessario che la questione sia posta all'interno del Parlamento, e credo che ci voglia un voto anche del Parlamento. Perché è importante che l'Italia assuma, e come ha assunto, insomma, un ruolo all'interno della coalizione anti-ISIS, però io credo che ci vuole anche un indirizzo preciso e quindi un voto anche esplicito del Parlamento su questo, perché questo ci dà modo anche di discutere bene tutta la vicenda anche della Siria, perché noi ad oggi abbiamo assunto alcune posizioni, però io credo che tutta la vicenda debba essere, anche perché Renzi è un po' cambiato nel giro di 2 giorni, insomma, dovremmo avere una discussione su questo. Allora, intanto a proposito della Siria, ribadisco, leggendo naturalmente dal pezzo di Franco Venturini, che appunto l'Italia non allargherebbe i raid alla Siria, ed è un punto importante questo, e viene ricordato anche che della missione facevano parte, perché lì ricordo, poi mi corregge anche Andrea Carugati, se è così, ricordo un voto sulla fornitura delle armi ai curdi, dei voti in Parlamento, e il via libera ai voli di ricognizione, ma appunto... Però solo una parte dei curdi, precisiamo. Sì, certo. Quelli che combattono certamente contro il califfato. Certamente. No, perché gli altri no, gli altri, quelli di Kobane non sono quelli a cui noi riforniamo armi, perché, torno a ripetere, sono quelli che sono, diciamo, turchi, chiamiamoli così. Noi soltanto abbiamo fornito solo e unicamente ai curdi iracheni. Ai curdi iracheni. Allora, Centinaio, su un commento. Secondo me il voto del Parlamento è doveroso, nel senso che l'Italia in questo momento è vero che è direttamente impegnata in Iraq, ma con iniziative non dirette, e di conseguenza è vero che stiamo fornendo armi, è vero che stiamo facendo voli di ricognizione e illuminazione per quanto riguarda gli interventi di altre forze armate, ma nel momento in cui viene sganciata anche una sola bomba o comunque viene fatta un'azione militare importante in quei territori, è giusto che comunque il Parlamento dia l'ok. Non si può non passare dal Parlamento, lo prevede la legge, lo prevede anche la Costituzione. Di conseguenza, nel momento in cui si fa un'azione militare, un'azione di guerra, è necessario che comunque ci sia chi è stato eletto dal popolo che decida, che ti dia l'ok. Allora, naturalmente, compatibilmente con gli orari, stiamo cercando anche di avere dei riscontri dalle fonti ufficiali di governo. Per adesso l'unica cosa che abbiamo saputo è che non ci sono reazioni, non ci saranno per ora da parte del ministro Gentiloni della Farnesina, e poi vedremo il ministero della difesa e naturalmente Palazzo Chigi. Allora, Andrea Carugati, su un argomento del genere prevedi che se si dovesse arrivare a una partita parlamentare
uno scontro, posizioni diverse da quelli, dagli schieramenti diciamo classici su questo argomento rispetto al passato. Ma ci sarebbero le condizioni in realtà per una solidarietà nazionale nel caso di un intervento sull'ISIS? Soprattutto ci sarebbe l'occasione perché forse questo argomento torni diciamo di più stretta attualità, perché in realtà il rischio è che la posizione dell'Italia su questo scacchiere medio orientale non sia sufficientemente capita e chiara agli occhi dell'opinione pubblica. Quindi ovviamente se si dovesse fare un sondaggio domandando agli italiani se sono d'accordo o no che l'Italia bombardi il califfato, evidentemente avremmo un plebiscito, però credo che questa cosa vada spiegata, vada motivata, vada e quindi secondo me forse tra qualche giorno dovrebbe finire la discussione sulla riforma costituzionale, a quel punto si potrebbe in effetti rimettere più al centro la questione della politica internazionale e del ruolo dell'Italia in questo scacchiere. Allora, non per fare un salto brusco, mentre intanto do il benvenuto, ci ha raggiunto adesso appunto a Francesco Anfossi di Famiglia Cristiana, buongiorno, buongiorno. Ciao. Allora un salto così un po' stridente, perché poi il Parlamento che deve decidere su questioni così importanti, ma lo sono anche le riforme costituzionali, è nelle condizioni talvolta, per fortuna talvolta, però insomma sempre più di frequente sembra, e che abbiamo visto in questi giorni e che adesso vi facciamo in parte rivedere, ma in un montaggio realizzato da Andrea Pennacchioli, sulle parole di Grasso, perché ieri il Presidente Grasso poi ha annunciato le sanzioni mettendoli in una cornice, invitando anche a non farle più quelle cose, quei gestacci, quelle immagini che abbiamo visto. Allora ripartiamo da Grasso, Danna, Barani, eccetera, eccetera. Approfonditi gli episodi svoltisi nel corso della seduta dell'Assemblea di venerdì 2 ottobre, deplora in modo fermo tutte le condotte poste in essere da senatrici e senatori appartenenti a diversi gruppi che hanno turbato l'ordine dei lavori e assunto verso l'istituzione, la presidenza, i senatori segretari, atteggiamenti e usi di linguaggio censurabili e deplorevoli. E a fare, io non so se posso, se posso! È così. Da questo momento non sarà consentita alcuna deroga ai principi di correttezza dovuti al Senato e a ciascuno dei suoi componenti. Io non so se posso, se posso! È così! Senatrice, invitiamo all'ordine. Senatore Barani. La volgarità di alcuni gesti e di alcune espressioni al di fuori di ogni regola di civiltà. Sono state offese le istituzioni, le donne e gli uomini dentro e fuori dal Senato. Per tali ragioni sono comminate con effetto immediato le seguenti sanzioni ai sensi dell'articolo 67 del Regolamento. Nei confronti dei senatori Lucio Barano e Vincenzo Danna l'interdizione di partecipare ai lavori del Senato per 5 giorni di seduta. Nei confronti del senatore Albertairola l'interdizione di partecipare ai lavori del Senato per 1 giorno di seduta. Al senatore Gianluca Castaldi è inflitta la censura, al gruppo della Lega Nord Autonomie è comminata la censura per la condotta tenuta nella seduta di giovedì 1 ottobre. Il Consiglio di Presidenza ha inoltre convenuto di estendere le proprie valutazioni ad altri episodi accaduti nella stessa seduta del 1 ottobre. A tal fine si procederà ad un'ulteriore convocazione del Consiglio una volta acquisiti i necessari elementi istruttori. Allora, avete visto, c'erano anche delle immagini d'epoca in questo montaggio e ricostruzione. Abbiamo visto il sorriso di Centinaio, però veramente, adesso noi lo diciamo col sorriso, però non è che c'è proprio tanto da ridere su questo. Allora, la Lega è stata sanzionata in realtà per aver mostrato delle banconote. Sì. È stato lei a ideare questa cosa delle banconote verdi contro verdini, verdiniani. Diciamo che non sono stato io, per fortuna, quando vengono prese delle iniziative da parte del gruppo, c'è cioè tutto il gruppo che prende la decisione. Quindi infatti è stato sanzionato tutto il gruppo, hanno fatto vedere il sottoscritto, ma è stato tutto il gruppo Lega a mostrare queste banconote.
Ma semplicemente perché il motivo per cui abbiamo fatto vedere le banconote è molto semplice. Nel momento in cui senti senatori e colleghi che ti dicono le reali motivazioni per cui passano da un'opinione all'altra e passano da uno schieramento all'altro e ti dicono perché ci sono le commissioni, tra poco ci saranno il rinnovo delle presidenze delle commissioni e di conseguenza mi hanno promesso che o varie cose, è normale che non è più una riforma costituzionale pulita. E allora noi abbiamo deciso in modo plateale sicuramente di ricordare ai senatori in questione che c'è stata gente che per 30 denari ha venduto qualcosa. No, ma la motivazione, quale che naturalmente uno negli interventi può addurre qualsiasi motivazione, il punto però di cui dibattiamo oggi naturalmente è delle forme, cioè se ci sia, lo chiedo anche a Loredana De Petris, intanto perché è senatrice, appunto poi anche come donna, visto che qui c'è anche nei gesti che abbiamo in parte ai noi riproposto, ai telespettatori, insomma, se c'è un aggravante di questo tipo da una parte e se comunque non c'è, insomma, non serve anche un freno. A un certo punto le forme sono anche importanti, soprattutto in un'aula allora, del Parlamento. Intanto però bisogna precisare una cosa, perché altrimenti si rischia che tutto è uguale, ma non è tutto uguale, perché ci sono, a mio avviso, delle forme legittime in cui uno esterna anche con dei gesti simbolici. Lei l'ha mai presa una sanzione? Sì, l'ho presa ai tempi di Pera, insomma, non so se forse magari deve essere sanzionato lui più che io, per le cose anche lì un po' sessiste, ma noi per esempio era l'occasione della guerra, cioè dell'intervento, per esempio in Afghanistan, quindi diciamo delle forme anche e un'altra dopo Genova, dove i fatti di Genova, in cui noi mostrammo dei guanti bianchi, insomma ci sono delle forme, sì, anche in silenzio, però simboliche di esternazione, di forme diciamo anche di protesta, che nel Parlamento ci sono sempre state, possiamo vederle. Altro è invece il degrado a cui si arriva con insulti, gesti sessisti e questo dei gesti sessisti e cioè anche diciamo di un linguaggio molto forte è un elemento che purtroppo dà il segno anche invece del fatto che in Italia, anche dal punto di vista culturale, questo anche in Parlamento purtroppo, come si vede, quando c'è una discussione con le donne, no, è la forma di insulto è sempre di natura sessista, questo è il vero problema che noi abbiamo, come anche l'omofobia ed altro. Però io non vorrei che si facesse tutto un erbo in fascia, allora, perché proprio vorrei anche ricordare, l'ho detto anche in altre occasioni, se andiamo a vedere ancora di più documenti di repertorio, andiamo per esempio a vedere cosa accadde durante la legge Truffa, per esempio gli esponenti del Partito Comunista di allora, insomma, altro che quello di oggi, ma non aveva nulla a che fare con gesti o con volgarità, vi erano forme anche di scontro, che ci sono state persino fisiche, insomma, di discussione, ma che non avevano comunque nulla a che vedere, insomma, con invece il degrado del linguaggio e dei gesti, che è un'altra cosa. Questo è il salto di qualità negativo, insomma. Allora, e non mi piace che è stato messo tutto sullo stesso piano, perché non è tutto sullo stesso piano. È diverso che fare dei gesti. Infatti non avete 5 giorni, anche se 5 giorni, parliamoci chiaro, il problema non abbiamo avuto 5 giorni grazie al Presidente Grasso e grazie al Presidente Calderoli, perché il Partito Democratico aveva chiesto per tutto il gruppo Lega 5 giorni di sospensione. Quindi mettendolo alla pari Mettendolo alla pari degli altri. Allora, anche qua io dico, cerchiamo di non fare di tutto un erbo un fascio, cerchiamo di cercare di capire come stanno le cose. Cioè io faccio vedere delle banconote e mi dai 5 giorni di sospensione, questa è dittatura. No, più che altro questo elemento, adesso vado da Verini, perché il Partito Democratico, in particolare le senatrici del Partito Democratico che sono accusate dagli altri gruppi di aver frenato sulla sanzione nei confronti dei verdiniani per ragioni politiche, di opportunità, questo poi è il pensiero. Però quello che è vero è che tutto sommato se sono state chiesti provvedimenti anche contro altri, forse la variabile sessista, l'aggravante sessista non è stata
calcolata. Non è stata calcolata in modo adeguato, e questo forse invece colpisce, insomma, in la storia del Partito Democratico. Ma intanto, se, da quello che ho visto, è stata una decisione unanime questa, di queste sanzioni dell'ufficio di presidenza su proposta del presidente Grasso, il quale credo che abbia, in questo clima che c'è stato al Senato, cercato di colpire come doveva colpire, ma senza, diciamo, esasperare ulteriormente gli animi. Mi pare che soltanto un rappresentante di 5 Stelle nell'ufficio di presidenza non abbia partecipato al voto, non ha votato contro, non ha partecipato al voto. Per il resto tutte le forze politiche, da Lega, SEL, PD, hanno accettato le proposte di sanzione che il presidente Grasso aveva deciso di comminare. Detto questo, anch'io sono d'accordo con lei. Io penso che quanto è accaduto sia veramente volgare, grave, e offenda innanzitutto non tanto e solo il Parlamento, cosa già grave di per sé, quanto un po' la sensibilità delle persone normali, la sensibilità delle persone per bene, non soltanto delle donne, anche delle persone che pensano che quelli sono gesti incivili. Aggiungo anche però, e questo però non deve suonare in nessun modo diminutivo di quello che... A volte in Parlamento però si assiste a delle sceneggiate, e lo vedo anch'io alla Camera, dove soprattutto da parte di alcune forze di opposizione, penso a 5 Stelle, non solo si fa di ogni erba un fascio, ma si lanciano insulti, accuse. Io l'ho usato io in aula il termine olio di ricino, perché nel momento in cui spesso si cerca di delegittimare e colpire le persone per colpire le proprie idee, quindi non si contrastano le idee, ma si delegittimano le persone con insulti, offese gratuite. È capitato anche a me di essere stato bersaglio. Beh, questo è olio di ricino, questo è, come dire, stalinismo, oltre che olio di ricino. Insomma, voglio dire, cerchiamo tutti di darci una frenata. Dopodiché, aggiungo, io quelle... Ma c'è stato un occhio di riguardo per i verdiniani, sì o no? Ma no, non credo, perché la proposta Grasso, questa cosa, il presidente Grasso, ora, da un certo punto... Cioè, non c'è questo, non è... Ma assolutamente no. Assolutamente va bene, no. Allora, devo dire una cosa però, chiedo scusa, la posso Loredana. Dire... Dopo però la cosa più grave però di tutta questa storia è che ho letto un'intervista di questo Danna e oggi che non sente il bisogno di scusarsi. Allora, e infatti proprio da Danna ripartiamo pentiti, dopo la pubblicità, capito? Perché c'era anche una intervista a Danna fatta da Radio Capital proprio sul sito di Repubblica, che abbiamo preso e che vi riproponiamo dopo la pubblicità, e naturalmente insieme ai commenti anche dei nostri osservatori. Restate con noi, a fra poco. Allora, Francesco Anfossi a Milano, su queste sanzioni sono state troppo pesanti o troppo leggere? Comunque sono utili queste sanzioni interne, naturalmente. Qual è il tuo commento rispetto a questa vicenda? Mi pare che sia sotto gli occhi di tutti che queste sanzioni sono state un buffetto sulla guancia dei due senatori sessisti, che secondo me, se fossero giudicati dall'opinione pubblica, sarebbero stati espulsi dal Senato, non sarebbero stati sospesi, perché quello che hanno fatto secondo me è una cosa gravissima. Giustamente si è detto che vanno distinte le cose, un conto è la creatività leghista, non sempre direi di buon gusto, no? A partire dal cappio del famoso Orsenigo, mi pare che questo che è passato alla storia per questa cosa. Ovviamente c'è la questione della Seconda Repubblica. La Seconda Repubblica è una Repubblica basata soprattutto su di nominati, non di eletti, che si muove soprattutto sul piano dell'immagine, perché la televisione regna sovrana, e allora bisogna distinguersi, bisogna farsi vedere, e nel farsi vedere allora si inventa questa creatività in cui i leghisti, devo dire, sono molto molto attivi. Ma anche gli altri gruppi non scherzano. Sono stati lanciati dei libri dai senatori grillini, anzi dai deputati grillini, se non sbaglio, che non è una bella cosa, no? È stata ricordata la legge truffa, ma durante la legge truffa del 1953 non ci furono questi eccessi, non ci furono delle manifestazioni, diciamo, visive, ci furono degli alterchi, dei dibattiti, ma questo fa parte della politica, fa parte della fisiologia della politica. E invece...
lo scadimento, il clima da suburra in cui è caduto questo Senato, secondo me non appare in tutto il mondo. Voi vi ricordate immagini di questo genere nei parlamenti del resto del mondo? No, ogni tanto c'è qualche rissa in qualche parlamento dell'Est, ma per il resto non abbiamo queste manifestazioni così schifose, scusatemi il termine. Andrea Carugati. No, a mio avviso... No, vedo intanto Centinaio dice che non è vero. Non è vero, cioè, che anche negli altri parlamenti succede. Ma succede anche negli altri parlamenti, perché io sento colleghi di altri parlamenti che mi dicono che situazioni come questa... Ma il Parlamento della Padania? Ma non diciamo stupidaggini. C'è ancora il Parlamento della Padania? No, non esiste più, per fortuna sua. Perché sennò avremmo già mandato a casa. L'avete cancellato? Comunque ricordo al signore in questione che anche durante la Prima Repubblica venivano fatte le stesse cose. Lei pensi che i banchi del Senato sono inchiodati perché c'era un signore che si chiamava Paietta, forse vada a rivedersi quello che i resoconti parlamentari, che durante alcuni dibattiti parlamentari aveva preso il banco del Senato e l'aveva tirato alla Presidenza. Quindi sa cos'è la differenza? Che ai tempi non c'era la comunicazione che c'è adesso, non c'era la televisione così concentrata sui lavori parlamentari, non c'era internet, non c'erano i social network. Oggi ci sono e quindi è più facile riuscire a comunicare in un modo totalmente diverso. Comunque guardi, si informi, perché in tutti i parlamenti succedono cose tipo quello che succede. Però io vorrei in stare anche alla specificità sessista dei gesti, perché questo poi è forse l'elemento di questi giorni. Poi ne abbiamo il salto visto di qualità, se c'è stato, non è stato né colto né sanzionato dal Consiglio di Presidenza di ieri. Anche perché la Boldrini notava alla Camera che non esiste nel regolamento un aggravante può essere che questa. Forse però perché non è stata data al massimo della sanzione. Centinaio ricordava prima di aver preso 5 giorni per aver lanciato il regolamento mesi fa contro la Presidenza, quindi sostanzialmente è stato giudicato il gesto di Barani e di Danna dello stesso livello, esatto, di quello che Centinaio aveva questo promesso. È il punto. Quindi non c'è, anche perché ricordiamoci, alla Camera il deputato Sibilia, mi pare, dei 5 Stelle ha preso 24 giorni per avere messo la mano sulla tempia alla Presidente Sereni a indicare una presunta follia, una presunta mala gestione, evidentemente dovuta a ragioni inesistenti di follia. Quindi faremo giurisprudenza, dovremmo 24 giorni. Dovremmo codificare gli atteggiamenti dei deputati e dei senatori alla Camera. Io so solo che, no, tra l'altro, scusate se vi interrompo, ma questa cosa è avvenuta durante un processo di riforma costituzionale. Se penso che il liberale Benedetto Croce aveva invocato l'inno liturgico Veni Creator Spiritus per proteggere la Costituzione, noi invece siamo in un momento in cui probabilmente Verdini intonerà la lontananza sai è come il vento. Questo per dirvi i due periodi politici. È chiaro che c'è uno scadimento della classe politica al di là delle persone, per carità, nessuno vuole offendere nessuno, ma insomma è evidente che c'è uno scadimento estremo del livello della classe politica italiana, e questo si deve anche al fatto che non c'è un'elezione diretta. E va detto che magari riusciamo ad aumentare il livello. Va detto che Grasso però ha deciso con questo Consiglio di Presidenza di cambiare il tono, perché è vero, va giustamente detto che in questo caso le senatrici grilline sono state oggetto di offese sessiste, ma è anche vero che le opposizioni, quella parte dell'emiciclo in cui ci sono Lega e 5 Stelle, sulla riforma della Costituzione stanno facendo da giorni e giorni una battaglia. E che diciamo che i verdiniani erano molto nel mirino, vero conti. Centinaio? Sì, io penso che sia pure stato... Pure noi facciamo una dura opposizione, c'è sempre il livello che non si deve... insulti non si deve mai superare. Però voi non siete mai oggetto di particolari cose sgradevoli. Centinaio sta introducendo un altro elemento, diciamo, nella questione. Sì. Allora, premesso che l'abbiamo detto sin dall'inizio che quello che è stato detto e stato fatto dai due senatori in questione non ha precedenti e sicuramente è forse il fatto e l'atto più grave che c'è stato in Senato, almeno da quando io sono senatore, quindi da questa legislatura. Da sempre. Prima non lo so. Però c'è da dire una cosa, che erano 10 giorni che le attenzioni di buona parte della minoranza erano rivolte nei confronti del gruppo dei verdiniani. La minoranza tutta, cioè 5 Stelle, Lega... Sì,
i nostri soldi, i soldi che abbiamo fatto vedere erano rivolti a loro, da parte dei 5 Stelle e anche da parte delle senatrici 5 Stelle, perché non sono anche le senatrici 5 Stelle, non sono senatori, senatrici che se le mandano, cioè non, sì, che però, non se le, che, sennò che, poi tranquille, che sono tutti una cosa, allora, sì, diciamo che a mio parere c'è stato anche un bruttissimo fallo di reazione, quindi può darsi che quei 5 giorni... Ma quando il suo segretario precedente Umberto Bossi offendeva la Bon Iver, lei dov'era? Mi vergognavo. Lei se lo ricorda? Mi vergognavo. Ma io lo vedevo come cronista, lo vedevo direttamente sui parchi di Pontida. Ma sta dicendo che si vergogna. Sì, io mi vergognerei questo anche... Questo le fa onore, devo io dire. Io mi vergognerei Centinaio anche quando Calderoli dice certe cose della Chieng. E non soltanto quando Bossi insultava. Ma io mi vergogno anche detto tutte le questo, volte che il regolamento del Senato però, viene stracciato, questo, tutte le volte però, che la Costituzione viene però, buttata, sì, detto buttata questo, a mare, no, mi vergogno. Per dire perché poi mi pare, c'è modo e modo di, mi c'è sembra, modo e modo di far politica. Mi sembra cioè, un po' come dire, troppo autoassolutorio prendersela con i precedenti segretari e ti saresti vergognato e non con alcuni atteggiamenti incredibili come quelli che Calderoli Calderoli ha chiesto scusa ai due senatori in questione, detto no. Questo, Calderoli ha chiesto scusa ai due senatori in questione, no. C'è differenza questo. Di stile. Ecco, a proposito di questo, di detto prima, tra Calderoli me, e i due senatori me, in questione. Allora, il buffetto, certo che 5 giorni sono evidentemente una sanzione leggera, ma è più che altro massimo, equiparata massimo, alla cosa che è questo il punto. Il massimo, però, secondo il regolamento del Senato, il massimo erano 10, sarebbero stati 2 buffetti. Quindi no, si tratta semmai di allora, evitare che ci siano per questi atti così gravi, si prevedano, come si dice, delle aggravanti di sanzionatorie, sì, politiche. Sentite, detto riintroducete la ghigliottina, ho visto facciamo che prima. Sono stati fatti riintroducete la ghigliottina e facciamo prima. Senti, però non si può veramente... io non voglio essere equiparato a dei comportamenti come parlamentare a dei comportamenti incivili, perché nel momento in cui non si prende radicalmente le distanze da quei comportamenti, cioè è, il punto sta dicendo Verini politica, è che Danna non ha chiesto scusa. Beh, mettiamola secondo così me sarebbe allora ora. Io vorrei farlo, no, farlo se... un'ultima cosa, sì, perché volevo far sentire Danna l'ultima cosa, però visto è stato che fatto non è potuto riferimento venire alla prima repubblica, che nessuno di noi rimpiange, perché la nostalgia non va bene in politica. E però, parliamo di giganti, è stato evocato Giancarlo Pajetta, ma io non so se Centinaio, che probabilmente è giovane, ma non sa che questo signore si è fatto 13 anni di carcere speciale e aveva tutti i diritti in quel tempo anche di esprimere la propria forza di opposizione, come dire, come uno che, ha perso penso un fratello. Proprio di no, come perché uno nel che momento perso, in cui, come dite voi, come sei eletto dal popolo e rappresenti il popolo, parliamo, ti devi comportare come una persona normale dubbio, e civile. Ecco, ma voglio dire e che quindi, persone come Giancarlo Pajetta... No, lo paragono ai due senatori, lo paragono a tutti gli altri. Come Giancarlo ma sì, infatti dai, i soliti distinguo hanno, da PD. No, hanno dai, i soliti distinguo da PD. Persone come Giancarlo Pajetta dai, hanno consentito un sessista, sì, però, Pajetta facciamo, a quelli come te di fare il parlamentare. Sì. Perché sennò, anche a quelli come sennò, te di permetterti di dire e fare certo, quello che vuoi. Certo, la libertà ce l'hanno riconquistata Giancarlo allora, Pajetta. Sto dicendo un po' di rispetto. Un po' di rispetto per chi ci ha dato la libertà. Che giustamente allora, si un po' di contro la legge truffa. Ecco, io però, proprio visto che stiamo parlando anche di un... Fascismo renziano. Ma smetti, vabbè. Ma su. Allora, io vorrei interrompere. Intervengo. Se ti interrompo, ma non era Giancarlo Pajetta quello del banco? Mi pare che fosse il fratello. Provate a verificare. Adesso faremo fact checking su questo. Anche aveva una certa ironia in Senato. Ricordo quando disse era rimasto l'unico nell'aula, uscì, rimase solo il presidente e gli disse ricordati di spegnere la luce quando finisce. Allora, faremo questo fact checking che dice Anfossi sulla storia, che comunque è giusto ricordare, secondo me, anche parlando di queste cose, però in tutti i suoi elementi. Però qui stiamo parlando di una cosa in più, diciamo, di una deriva di volgarità e, ripeto, di sessismo e del fatto, questo lo notava prima Verini, ma anche altri commentatori sui giornali, che in effetti ha colpito
che sarà stata anche una reazione, però non sono seguite delle vere e proprie scuse da parte di D'Anna e neppure di Barani, anche se poi Grasso durante l'aula, nella conduzione dell'aula proprio di quel giorno, di venerdì, diceva si è scusato e così. Però in realtà questa presa di distanza non c'è stata, in parte lo ha fatto Verdini, che è il loro diciamo leader, nell'intervista alla Latella, però non è arrivato. Allora sentiamo anzi, e forse questa intervista radiofonica di Radio Capital di D'Anna la ripropongo proprio per questo tema alla fine, per la volgarità. Sentiamola. Era fine partita, io mimavo, diciamo, rinfacciavo alla Lezzi il gesto che lei 5 minuti prima aveva fatto a Barani. Ma lei l'ha visto il gesto di Barani? No. Ma non è che non glielo voglio dire, io sono seduto davanti a Barani. Io ho mimato alla Lezzi, che sbraitava poi come un'oca, dico tu hai fatto questo gesto, adesso di che cosa ti lamenti? Ma adesso lei ha la patente del volgare, una squalifica per mimica oscena e le donne la odiano. Sono mortificato. Perché posso essere biasimato dai miei figli, dai miei parenti, dagli amici che mi conoscono. Le devo dire, sono sereno, sono incazzato perché, certo non è una bella figura, ma sono sereno perché io sono di animo tranquillo, perché io non ho fatto niente. La prego di credermi sulla parola degli uomini napoletani, vale qualcosa. Io non c'entro una mazza con la volgarità. Non è finita qua con Grasso. Perché che fate? Lo sbugiarderemo, il signor Graf è un incapace. Ecco, questo è il... Una persona che nel giorno in cui viene processato, tra virgolette, dal Consiglio di Presidenza, dice la mattina dice che ci sono le senatrici elette perché fanno sesso con i loro predecessori, era sull'Agi, credo sì, che sì. Fosse Klaus Condici, il pomeriggio dice che Grasso lo sbugiarderebbe a un incapace, cioè è chiaro che questo è un degrado, diciamo così, che senza fine, poteva avere anche 10 giorni, ma temo che purtroppo non ci sarebbe stata nessuna cambiamento, purtroppo bisogna riflettere attentamente su questa parte di classe politica e forse il governo e il PD dovrebbero riflettere attentamente sui nuovi compagni di strada della maggioranza, perché qui è un problema che non è soltanto di bon ton alla Lina Sotis, è un problema anche politico di primaria importanza. Si diceva prima che le donne democratiche non hanno avuto una reazione diciamo in aula, ma se noi andiamo per esempio alla festa dell'unità di Bologna e chiediamo alle signore che da 50 anni cucinano per il PC, PDS di SPD, cosa pensano di questi signori del loro ingresso in maggioranza, queste escono con il mestolo in mano. Verdini ha detto che voterà su giustizia e Tasi, quindi direi che siamo all'ingresso in maggioranza. Allora, quanto donna? No, in quanto donna, in quanto stiamo discutendo da giorni della riforma costituzionale. Io questo lo vorrei sottolineare. Questo sai che significa? Significa che la nuova Costituzione, no, è stata fatta in questo clima con i voti determinanti di quel gruppo lì. Questo è il dato politico di questa vicenda, è questa intervista di Renzi l'altro giorno che difende Barani, poi dice io non credo che sia stato lui, ma insomma alla fine tutti sono brave persone, però la dice lunga, come il fatto che le ministre, tutte donne che stavano sui banchi mentre accadeva tutto questo, non hanno avuto l'accortezza di alzarsi e di dire una parola. Questo francamente a me ha colpito moltissimo, perché comunque sono ministre del... anche se c'erano tutti i ministri, era uguale, ma insomma, come tutti noi siamo intervenuti, forse era il caso che lo facessero anche loro. Il punto è questo gruppo che ha questa connotazione, e vedrete che ce ne saranno altre, perché questo clima... non solo è rivendicato, continuerà anche nei prossimi giorni. Ma c'è stato un errore di Grasso nella conduzione dell'aula, secondo lei? Lì il PD ha utilizzato questo episodio per attaccare Grasso, perché a un certo punto sembrava che tutta la colpa fosse sua. C'è un punto però,
Il regolamento dice non prevede più di 10 giorni. Il regolamento, siccome cambia continuamente, no, noi lo vediamo, viene, non nel senso che viene continuamente violato, eh sì, la prassi lo cambia, quindi è violato in continuazione ieri, ma ne potremmo citare molte. Io penso che questa volta si poteva davvero cambiare e quindi forse dare un segno, quindi una punizione esemplare, che questo forse avrebbe fatto effettivamente bene, però in questo caso sono state prese all'unanimità, sono state prese all'unanimità dentro l'ufficio di presidenza solo questa proposta, chi votava contro a quel punto sembrava che neanche lo volesse punire per i 5 giorni, quindi insomma da questo punto di vista il tentativo anzi poteva essere, no, il tentativo era addirittura all'inizio di poter Dopo le riforme. Questo gioco di trasformare il PD in un San Sebastiano a cui tirare le frecce, francamente. No, però c'è questo tema che diceva Andrea Carugati, Verini, questi compagni di strada. Quali compagni di strada? Allora, io ricordo che questi signori, questi parlamentari, senatori, già hanno votato la riforma. No, non già è hanno vero. Votato, alcuni hanno non votato è vero, la riforma. Non è vero, quel gruppo, il centro-destra, 7 su 12, non l'hanno votato le riforme. Non è vero, Verini, vai a vedere i voti. Queste vicende, questa attenzione sta oscurando un punto fondamentale. È legittimo che la Lega, SEL, non condividano la riforma, è legittimo che non ne critichino degli aspetti, è legittimo, e fanno l'opposizione, e tuttavia è altrettanto legittimo che la maggioranza, il PD, che è forza centrale della maggioranza, continui a cambiare il paese con le sue riforme, compresa una riforma fondamentale come questa costituzionale, che abolirà il bicameralismo paritario con tutto quello che ne consegue, e non parlo delle altre riforme. Quello che voglio dire è che sarebbe stato, secondo me, molto auspicabile che per esempio da parte di forze di centrosinistra come SEL, invece di praticare un'opposizione a tratti ostruzionistica, si fosse raccolta la sfida delle riforme e si fosse data una mano al Partito Democratico. Però questo è un problema. Come ho letto anch'io, Verdini dice: sono disposto a votare anche altre norme. Se la legge di stabilità contenesse iniziative di lotta alla povertà, di abbassamento delle tasse, di misure per la crescita, sfido io, non Verdini, ma tutti, a non votarla. Secondo, sulla giustizia. Sì, però stiamo parlando di un'altra. È diverso. Non c'è nessun cambio di maggioranza. Mettiamola così, più semplicemente, per far capire. Allora, rispetto alla questione dei compagni di strada, la posizione di Verdini è quella di dire: la direzione è quella, non vado a vedere che tipo di compagno di strada è. Comunque, qualcuno ha cambiato idea. Dopodiché, la cosa fondamentale per me è l'unità del Partito Democratico, che con fatica è stata raggiunta. Se poi un domani, io faccio il capogruppo in Commissione Giustizia, se qualcuno vuole votare le norme che stiamo approvando, per esempio contro la corruzione o per aumentare, raddoppiare la prescrizione per i reati di corruzione, ben vengano questi voti, ma sappia che noi stiamo facendo davvero la battaglia alla corruzione. Allora, io vorrei far sentire anche un altro contributo che abbiamo preparato, che è la reazione dei 5 Stelle, cioè di Barbara Lezzi, della senatrice Barbara Lezzi, proprio alle sanzioni. Sentiamo Barbara Lezzi. Senatrice Lezzi, lei è la parte offesa, diciamo, è soddisfatta della sentenza di oggi? Io e le altre donne siamo la parte offesa, gli uomini che non commettono questi gesti.
Avremmo preferito una punizione più esemplare, ma siamo contenti per il fatto che è stata ripristinata la verità, che i senatori D'Anna e Barani stavano inquinando con le loro menzogne degli ultimi giorni. Non erano stati delle imitazioni i loro gesti di altri nostri gesti a nostra volta, ma erano state loro volontà. Da cui noi prendiamo le distanze, adesso possiamo ricominciare a pensare ai problemi degli italiani. C'è stato anche qualche sanzione per i vostri rappresentanti, Airola, Castaldi, per fare un po' una sorta di par condicio delle punizioni, oppure perché si è riconosciuta da parte dell'Ufficio di Presidenza una qualche provocazione sul clima, diciamo? No, io credo che si voglia dare sempre un colpo al cerchio, uno alla botte, purtroppo, anche perché si sono mescolati gli insulti sessisti a quella che è una dialettica, seppur accesa, ma politica, che è tipica anche delle opposizioni che devono farsi sentire. All'intervista di Laura Perego e Loredana De Petris, molto brevemente perché dobbiamo andare in pubblicità. No, volevo dico solo una cosa, i voti di Verdini, come dimostra la stessa intervista di Verdini, sono stati utilizzati in realtà come strumento per piegare, diciamo, la minoranza interna. Questo è il punto vero, per questo si dice l'allargamento di maggioranza, perché in questo hanno contribuito fortemente alla ricostruzione dell'unità del PD. Questo è il punto politico, Verini, non vederlo significa in realtà, negare però, la verità. I numeri dicono che tu sei 165 meno i 25 della minoranza PD, sei a 140, quindi comunque diciamo la maggioranza ha bisogno dell'unità del PD, cioè non è vero che si può sostituire la minoranza, almeno il Senato, la minoranza PD con i voti di Verdini. Diciamo che la telefonata però tra Verdini e Lotti, raccontata da Verdini, cantata da Verdini. Ci racconta? Ci racconta che c'è un'intelligenza fra Verdini e il numero due del renzismo nel canzonare la minoranza PD, trattandoli come degli inutili disturbatori, del manovratore. Cioè il tema politico qual è? Che mentre si consuma una tregua in aula del PD, che comunque appunto con una difficile discussione alla fine su un punto di merito trova un punto di sintesi vero, grazie al lavoro di tante a partire da capogruppo Zanda, evidentemente il retrogusto è che i due toscani, grazie anche a una, come la chiama lui, scanzonaggine fiorentina, hanno come oggetto dei loro sfottò i compagni di partito di Lotti. Questo è il punto politico, tanto è vero che ieri Bersani lo ha chiosato parlando di deriva trasformista. Chiarissimo, ma dobbiamo, devo andare in pubblicità. Prima semplicemente volevo dire che a proposito della notizia con cui abbiamo aperto la trasmissione, cioè scoop del Corriere della Sera, del cambiamento delle regole di ingaggio per cui l'Italia, tornado italiani, potrebbero bombardare l'ISIS in Iraq, c'è una risposta dal Ministero della Difesa, dal portavoce della Pinotti, che non risulta che ci siano decisioni in questo senso. Vedremo, naturalmente ne diamo conto dopo la pubblicità, dove cambieremo argomento e anche avremo qualche ospite in più. A fra poco. Vorrei ricordare che il Sinodo non è un convegno o un parlatorio, non è un Parlamento o un Senato dove ci si mette d'accordo. Il Sinodo invece è un'espressione ecclesiale, cioè è la Chiesa che cammina insieme per leggere la realtà con gli occhi della fede e con il cuore di Dio. È la Chiesa che si interroga sulla fedeltà al deposito della fede, che per essa non rappresenta un museo da guardare e nemmeno solo da salvaguardare, ma è una fonte viva dalla quale la Chiesa si dissetta per dissetare e illuminare il deposito della vita.
Allora, il sinodo non è un Parlamento, parliamo di questo sinodo adesso che è molto sotto i riflettori, c'è grande attenzione anche per le polemiche che l'hanno circondato e lo circondano in qualche modo, ma soprattutto per le attese che ci sono. Allora, intanto do il benvenuto al nostro ospite di oggi, che è Don Paolo Gentili della Conferenza Episcopale Italiana, è il direttore dell'Ufficio Nazionale per la Famiglia. Giusto, allora. Buongiorno. Buongiorno. Intanto, qual è la posta in gioco veramente di questo sinodo? Le attese riguardano naturalmente le questioni dell'indissolubilità o meno del matrimonio, però c'è anche, inutile dirlo, molta attesa del mondo gay, delle persone, delle coppie omosessuali. Beh, direi che la posta in gioco è, lo diceva il Papa l'altra sera alla veglia, con tante migliaia di fiaccole accese, è questa luce che viene dalla famiglia, di stare alla scuola della famiglia. Per cui è una Chiesa che si mette anche in ascolto della famiglia, delle sue esigenze. Direi che una famiglia che ha 4 figli non educa nello stesso modo il primo e il quarto. Traduce gli stessi valori nella novità di questo tempo, di questa storia, di questo momento storico, con le esigenze che ci sono oggi, con la precarietà lavorativa che vive spesso la famiglia, ma talvolta anche la precarietà affettiva, lo sciogliersi dei legami. E allora significa creare una fabbrica di speranza per questo paese. Senta, però ieri c'è stata, come dire, due posizioni diverse, cioè insomma, ci sono divisioni forti dentro il sinodo rispetto a temi importanti. Allora, ieri c'è stato il cardinale Ventrois che ha detto: giornalisti sarete delusi, qua non è che si deciderà nulla. E poi invece un altro cardinale, il cardinale Forte, ha detto: ma il sinodo non si riunisce però per non dire nulla, quindi qualcosa dirà. Che cosa dirà rispetto a queste questioni? Lei ne ha nominata una molto importante, però rispetto anche, cioè ci saranno aperture, come mi rendo conto di tradurla in termini un po' brutali, diciamo così, però... Beh, direi che è vero che il sinodo non è una passata così soltanto di spolverata, ma è un ricostruire oggi una casa idonea per le famiglie, per cui vuol dire essere una Chiesa che è attenta alle famiglie di oggi. Però questo forse esce un po' dai grandi toni mediatici, entra più nella quotidianità della vita familiare, di un ragazzo e una ragazza che decidono di sposarsi. Io penso questo, non è mai stato un anno così intenso, una doppia consultazione di popolo, un sinodo che è uscito dalle aule sinodali per la decisione di Papa Francesco e che oggi però ritorna per prendere e assumere le decisioni. In qualche modo anche sicuramente girare pagina. Sulla comunione, sui sacramenti ai divorziati, cioè usciranno da lì delle... Beh, già l'istrumento Laboris ha dato delle indicazioni chiare, cioè nel senso che c'è già stato un primo sinodo e sono emerse delle vie di accompagnamento. C'è da dire che anche la scelta del Santo Padre di dare un moto proprio sulla dichiarazione di nullità del matrimonio è un frutto del primo sinodo ed è una via di accompagnamento nuovo per chi vive le nuove unioni. La questione però è di fondo è che il tema vero di questo sinodo è la famiglia, cioè è una mamma, un papà che oggi si trovano in grande difficoltà in questa epoca nel vivere il per sempre. Adesso poi arriviamo anche alla questione, diciamo così, molto calda delle coppie gay, dei circoli gay. Qualcuno dice un po'... diciamo c'è la pressione, come se ci fosse i circoli gay, la lobby gay, che incombe su questo sinodo. È stato letto così anche la conferenza stampa e il coming out di Ciaramza, di Monsignor Ciaramza, e insomma le polemiche che ha suscitato questa uscita. Beh, lì c'è una questione molto delicata, perché quando si entra nel cuore delle persone, nei sentimenti, occorre un grande rispetto. Credo che questo sia da sempre nella Chiesa, forse con alcune accentuazioni in certi momenti come questo, ma c'è una Chiesa che è chiamata ad avere tanta misericordia anche per chi soffre, e sicuramente c'è una sofferenza in un coming out di questo tipo.
Però mi sembra che ci sia bisogno anche di rispetto per ogni bambino che ha diritto a un papà, a una mamma, che ha diritto a un papà e una mamma sereni. Cioè, il vero tema del sinodo è la famiglia. E questa non è famiglia, questo poi è il punto. Come la politica, diciamo, il fronte progressista, Loredana De Petris, guarda al sinodo? Ma ovviamente con attenzione, poi entra in gioco l'atteggiamento di ognuno di noi, la fede di ognuno di noi, quindi sono cose... Insomma, accogliendo degli aspetti di novità? Io penso che ci saranno degli elementi di novità. Penso da tutto quello che fino ad oggi Papa Francesco, insomma, in qualche modo ha fatto per quanto riguarda, per esempio, la mia storia, diciamo, la mia ispirazione anche ideale, insomma, l'enciclica sulle questioni ambientali è stata storica, quindi un segno di svolta. Non so se ci sarà lo stesso segno, diciamo, di svolta così forte anche sul sinodo della famiglia, ma io credo, insomma, che ho l'impressione che ci saranno certamente, insomma, delle aperture importanti, almeno tutto lascia presupporre questo. Ovviamente con tutto quello, sempre con la prudenza già dimostrata su questo è indubbio, insomma. Credo che ci saranno, diciamo, accettazioni di altre famiglie, però insomma, inizia una riflessione, questo è indubbio da questo punto di vista. Per quanto riguarda il nostro però lavoro, noi ne dobbiamo fare un altro, la Chiesa fa il suo e noi legislatori ne dobbiamo fare un altro, e quindi ovviamente anche sulla questione delle unioni civili, insomma, speriamo di poter registrare qualche passo in avanti. Sì, saranno calendarizzate, quindi. Non lo so, questo dipende dal partito di maggioranza. Adesso noi, sentiamo Verini, oltre poi che cosa dice. Però volevo restare prima sul sinodo, sulle parole del Papa. Intanto c'è da dire che l'abbiamo messa anche con un po' di malizia, il fatto il Papa che dice questo non è un Parlamento, dopo i discorsi che abbiamo fatto non è un Senato. Parlamento prima, non è un soprattutto Senato. Soprattutto non è un Senato, ho detto. Anfossi. Sì, c'è una domanda che vuoi pormi oppure vuoi che parli? No, scusami, no, la domanda era la stessa che avevo rivolto all'inizio anche a Don Paolo Gentili, e cioè qual è veramente la posta in gioco, su quali argomenti, perché naturalmente è vero che è la famiglia, però forse insomma, il discorso anche con rispetto al contesto, ai fatti che ci sono, alle attese, è un po' più ampio che non dire la famiglia. Cioè, è la famiglia di fronte a sfide culturali completamente diverse, di fronte a fenomeni come la famiglia allargata, e naturalmente c'è anche la pressione del mondo gay, c'è anche questo. Ma guarda, allora innanzitutto io non vorrei rubare il mestiere a Don Paolo, ma insomma il carattere distintivo di questo sinodo è la Chiesa si è posta una domanda, in Italia e anche nel mondo ovviamente, ma parliamo solo dell'Italia, ci sono 90.000 separazioni all'anno e 50.000 divorzi. Ogni divorzio, ogni separazione è un fatto lacerante, no? A meno che qualcuno non pensi che un divorzio è una passeggiata. Ci sono dei problemi, ci sono persone che vengono lasciate, ci sono persone che se ne vanno, ci sono bambini che rimangono disorientati, smarriti, infelici. C'è il ruolo dei nonni, sempre più importanti nei confronti dei nipoti, figli separati. Allora la Chiesa si pone questa domanda: ma noi cosa facciamo, cosa stiamo facendo per stare vicini a questa gente, per vincere queste solitudini che si stanno creando sempre di più nel mondo contemporaneo? Ecco che allora la Chiesa si interroga senza voler giudicare, ma facendo, in un'intervista di Don Gentili a Famiglia Cristiana parla di porte aperte, parla uno dei segni distintivi di questo pontificato è la parola ponte, no? Sapete che ogni magistero del Papa ha delle parole, diciamo, distintive, la Chiesa povera per i poveri, la parola ponte sicuramente ha un significato centrale. Allora cosa fa la Chiesa per rendersi vicina a questa gente, a queste solitudini, per, come diceva il Papa, far sentire il deposito della fede anche a queste persone che spesso poi si sentono abbandonate anche dalla Chiesa? Ecco che allora non bisogna giudicare nei confronti di tutti i problemi che si vengono a creare, ma cercare di capire. Allora, nel momento in cui si mette come
centrale l'indossibilità del matrimonio, bisogna anche cercare di comunicare la bellezza dell'offerta cristiana, del matrimonio cristiano, visto che sempre meno gente si sposa in chiesa, bisogna far capire alla gente che il matrimonio cristiano è fonte di bellezza, perché la Chiesa deve abbeverare le persone, deve essergli vicino, deve portare misericordia, che tra l'altro è il tema del giubileo che si aprirà a dicembre. Papa Giovanni diceva, Giovanni XXIII, il Papa Buono parlava delle parrocchie che sono la fontana del villaggio, no? Allora, è ancora così? Chi si separa, chi è abbandonato, chi ha difficoltà economiche non riesce a portare avanti il pane per la famiglia, chi ha difficoltà, chi, come è stato ricordato, ha dei problemi di orientamento sessuale che non viene capito, può abbeverarsi a questa fontana oggi o no? Questo è il tema centrale del sinodo che si chiuderà il 25 ottobre poi con e quindi vedremo quali saranno le conclusioni. Se vuoi, posso dire un'ultima parola, sì, su Monsignor Ciaramsa? Sì, assolutamente. Secondo sì. Resta, innanzitutto bisogna partire dalle famose parole del Papa dette in conferenza stampa, chi sono io per giudicare i gay, no? Che mi sembra fondamentale. Bisogna portare avanti la battaglia contro l'omofobia, senza se e senza ma. Quello che io rimprovero un po' a questo Monsignore è di aver fatto un po' le cose a freddo, no? C'era il libro già pronto stampato, c'era la conferenza stampa alla vigilia dell'apertura del sinodo che ha oscurato altre questioni accanto alle sue ragioni del cuore, che per carità sono comprensibili, ma insomma mi è sembrato un po' un attacco a freddo che ha rischiato di oscurare tutti quei problemi di cui ho parlato finora, no? Beh, di tante diciamo altre lacerazioni che esistono in seno alla società, in seno alla Chiesa. Ti ringrazio per aver fatto questo intervento su questo punto, perché poi anche questo volevo chiedere a Don Paolo Gentili, ma in realtà in rete poi è circolata molto l'idea, allora addirittura potrebbe essere controproducente sulle aperture del Papa, è una mano all'ala conservatrice del sinodo, quindi addirittura, non dico un complotto, ma insomma una cosa appunto a freddo così, ha una lettura anche di questo tipo, Don Paolo Gentili? Ma io condivido quello che diceva il dottor Anfossi, nel senso che sul tema, dicevo prima, è molto delicato, per cui occorre davvero un grande rispetto. Dall'altro, le modalità, il giorno in cui viene fatto, ciò che è tutto preparato, lascia in qualche modo come l'amaro in bocca, perché fa pensare a delle strumentalizzazioni che non aiutano nemmeno chi vive la condizione omosessuale, anche all'interno della Chiesa. Andrea. Sì, io sono d'accordo. Con il sacerdote, nel senso che evidentemente il cambiamento della Chiesa di Francesco, noi forse noi giornalisti no, che viviamo nei palazzi della politica, forse ce ne accorgiamo di meno, ma è già in atto. La Chiesa di Francesco in questi due anni è già cambiata profondamente, sono cambiati i vocaboli, sono cambiati lo sguardo, no? Lo sguardo verso le famiglie, verso le separazioni, non c'è più quel dogmatismo, diciamo così, che sul tema della sessualità omosessuale, del divorzio, veniva, come dire, giudicato in maniera, come dire, come un peccato, come un errore e basta. È già cambiato e ho l'impressione che la vicenda appunto di Monsignor Ciaramsa, visto che il tema del celibato dei sacerdoti non si pone per quelli eterosessuali, non si pone per quelli omosessuali, cioè non è oggetto di discussione, nessuno si può attendere che alla fine del sinodo il sacerdote abbia la sua vita, senti, che quello è un punto fondamentale come quello della sacerdozio femminile, non sono in discussione, quindi evidentemente il tema del celibato è pretestuoso. Il punto è cambiato lo sguardo di questa Chiesa sulla famiglia in questi anni o no? Verso i divorziati, verso chi vive appunto l'omosessualità. È chiaro che qualcuno diceva l'altro giorno che in Senato il DDL Cirinnà si aspetta solo che lo scriva Papa Francesco questo DDL, perché a questo punto la Chiesa meno resistenze di così, meno ostacoli fare? Di così, cioè rispetto a quando Prodi tentò di fare i dico, esatto, e c'erano le piazze delle Family Day e c'era Ruini, la Chiesa oggi, noi giornalisti appunto magari siamo abituati, non so se è d'accordo Anfossi, come su questo, deve cambiare su questo, ancora di da più Verini, no? Perché naturalmente scusate, non sento perché sono sovrapposte le voci. No, quello Andrea Carugati diceva, tutto sommato non c'è mai stato un clima da parte della Chiesa così non ostile anche a decisioni che potrebbe prendere il Parlamento. La sua famiglia. Così, poi dice,
Ma vedi, la Chiesa cammina nei... c'era uno storico che si chiama Dubì che diceva che il cristianesimo è una religione di storici. La Chiesa si muove in un clima storico, non è una Chiesa sospesa nel cielo che guarda come gli dèi dell'antica Grecia dell'Olimpo, quindi evidentemente cerca di vivere le questioni del suo tempo alla luce del Vangelo e dei vari magisteri che si sono avvicendati nei pontificati, nel lavoro della Chiesa, teologico, eccetera. Quindi evidentemente che in questo momento la Chiesa sente questa questione, più forse degli anni passati, ma quello che è fondamentale è che la Chiesa non venga percepita come un ente che giudica le persone che mettono in pratica questi comportamenti, perché la Chiesa deve essere misericordiosa, deve venire incontro, deve capire, comprendere, aiutare, alleviare la sofferenza, deve essere un ospedale da campo anche nei confronti di chi vive queste vicende. Questo è fondamentale, altrimenti non si capirebbe il senso del sinodo che stiamo vivendo, che devo dire i giornali seguono con molta attenzione. Questo è evidentemente un segno distintivo del Magistero di Francesco. Forse in tempi passati non sarebbe accaduto questo. Il grande incontro sulle famiglie che c'è stato a Milano con la, diciamo, con la venuta che anche... di Papa Ratzinger non aveva ricevuto la stessa attenzione dei mass media, anche laici, anche laicisti. E questo è un segno dei tempi, secondo me. È un segno dei tempi anche della personalità e della figura mediatica, anche mediaticamente così forte di Papa Francesco. Walter Verini, certo. Sì. Condivido molto le ultime parole dette da Anfossi. Io, naturalmente c'è un tema specifico, quello che anche Don Paolo Gentili ci ha detto prima, che riguarda l'oggetto e gli oggetti, i temi che sono al centro del sinodo. Però la mia impressione è che la Chiesa, e in questo lo dico anche da non credente, ma rivela tutta la sua grandezza, è da qualche tempo, con una grande accelerazione con questo pontificato, stia cercando di risintonizzarsi e risincronizzarsi con la contemporaneità. In questo io non vedo neanche discontinuità grandi tra il pontificato di Papa Ratzinger e quello di Bergoglio, al di là di modalità e stili molto diversi tra loro. Cioè, io penso che con i temi della famiglia, con i temi della omosessualità, prima ancora con la lotta alla pedofilia, oppure quella che noi in politica chiamiamo questione morale, cioè l'idea di risanare anche la Curia Vaticana, che spesso era un po' un ostacolo ai cambiamenti e non solo un ostacolo, qualcosa anche, diciamo, di più grave, l'enciclica che è stata citata. Insomma, io penso che ci sia un grande, il tema dei migranti, che è un tema d'epoca. Io penso che Papa Bergoglio, con il suo stile straordinario, ma non soltanto comunicativo, sostanziale, di sobrietà, di richiamo ai valori essenziali. Secondo me, perché non c'è ostilità però anche sulla questione coppie di fatto? Ma non c'è ostilità perché è il mondo che non è ostile, perché la Chiesa capisce, forse prima ancora di certi politici che presentano 7.000 emendamenti ostruzionistici in nome di presunti valori cattolici, la Chiesa ha capito quello che oggi Pagnoncelli ci dice. Infatti, con un sondaggio. Infatti stavo per arrivare proprio al sondaggio, dice, sì, di Pagnoncelli, anzi vorrei far chiedere, ecco, alla telecamera, sì, cioè, Spalla, il mondo se può venire a riprenderlo. La Chiesa a suo modo, dentro il suo ambito, prende atto di questa realtà e dice: cerco di, in nome dei miei valori del Vangelo, in nome della dottrina sociale della Chiesa, ma cerco di sincronizzarmi con un mondo che è contemporaneo. Quando il Papa dice, non so, Don Paolo, se la mia è una interpretazione abusiva, ma quando il Papa dice questo sinodo non è un Parlamento, ecco, io lo interpreto anche così. Noi parliamo e faremo non degli strappi, ma faremo dei passi, discuteremo, cercheremo di trovare sintesi in una direzione innovativa. Poi spetta al Parlamento, ai Parlamenti, decidere l'applicazione di temi attraverso strumenti legislativi. Ma non è solo non ostilità,
è un'interpretazione un po', come dire, un po' forzata, ma come dire, faccia pure il Parlamento quello che deve fare, la Chiesa si limita a discutere di principi e di valori. Però viene una domanda da fare a Verini, anche se lui è del tutto innocente perché è deputato e non senatore, no? Renzi aveva detto che il Senato avrebbe approvato entro fine anno, cioè entro fine anno sia il Senato che la Camera, il DDL, ci rinnasce sulle unioni civili, invece purtroppo... Qualcuno dice a causa dell'ostruzionismo, però è anche vero che una riforma della Costituzione che riguarda 40 articoli ha bisogno del suo tempo fisiologico. Tra la legge di stabilità e una riforma così importante, insomma, sto spazio per le unioni civili. Renzi se l'aveva previsto un po' stretto. Un po' stretto, e poi però io allora... Vorrei provare a fare solo un parallelo veloce su questa cosa del Parlamento. Cioè, il Papa l'ha detto dopo che ha convocato un doppio sinodo sulle questioni della famiglia, dando un anno di tempo con una consultazione, doppia consultazione di popolo, precedente al primo sinodo e successiva. Come a dire, questo è il Papa del dialogo, si rifà molto anche al Beato Paolo VI, no? Che in quegli anni interpretava questo dialogo e avviava il concilio. Dico che allora probabilmente alcune posizioni si costruiscono anche con un vero dialogo, e che talvolta il Parlamento non è invece esempio di questo dialogo, cioè c'è una contrapposizione che immobilizza tutto. Dialogo vuol dire anche quella umiltà evangelica che chiede lo svuotamento di sé, di cui il Papa parlava ieri, no? Per cui un vero ascolto. Ci sono ancora alcune questioni del decreto Cirinnà che certamente digeriamo male, bisogna dirselo, cioè sulla questione dell'adozione, cioè la lo terza step parte, child, del fatto che si possa sì, adottare il figlio del padre, che ancora questo... non su questo, voi forse perché c'è un timore che quella possa essere un'anticamera di chissà cosa, ma il fatto che si possa prevedere l'adozione di un figlio di una coppia di fatto omosessuale, di un figlio di uno dei due partner, penso che sia un fatto di umanità, non credo che siate contrari su questo punto specifico. Onorevole, ma per quello non c'era già il diritto civile? Il codice civile già prevede delle forme di tutela per queste fattispecie. Guarda, però c'è fare un passo in avanti verso qualcosa che assomiglia al matrimonio? No, perché come lei sa meglio di me, anche se insomma io non sono al Senato, però il provvedimento che io credo, Andrea Carugati, che verrà almeno calendarizzato tra la discussione sulle riforme costituzionali e la legge di stabilità, come segno che il Senato incardina il provvedimento, poi se si approva a gennaio non succede niente, ma insomma non è che è stato con le mani in mano il Parlamento in questo periodo. Però noi, il provvedimento che Cirinnà, chiamiamo così, o quello che comunque adesso il nuovo testo che verrà presentato in aula, sarà un testo che si ispira all'articolo 2 della Costituzione, quello di tutela dei diritti, non all'articolo 29, quello del matrimonio. Quindi non è, a parte che io non sarei contrario personalmente al matrimonio egualitario, ci sono norme in Spagna, cattolicissima Spagna, ce l'ha detto l'Irlanda, la Corte Costituzionale, c'è stato un referendum in Irlanda, cioè il mondo va avanti, ma al di là delle posizioni personali, credo che sia stato giusto incardinare il provvedimento sull'articolo 2, rispetto dei diritti delle persone e non matrimonio in qualche modo mascherato. Insomma. Ringrazio Verini per la chiarezza, e però dobbiamo andare in pubblicità, ma così poi sentiamo che cosa ne pensa Don Paolo Gentili, che immagino voglia replicare. Restate con noi, a fra poco. Di nuovo in studio, allora intanto un aggiornamento sulla questione di cui abbiamo parlato, la notizia che l'Italia potrebbe bombardare l'ISIS per un cambiamento delle regole di ingaggio in Iraq, per un cambiamento delle regole di ingaggio della missione di cui fa parte. C'è una nota del Ministero della Difesa, l'eventuale decisione sarà presa con gli alleati e dopo il vaglio del Parlamento, non è detto se quindi con un voto ma sicuramente con un passaggio parlamentare. Le azioni di bombardamento dei caccia italiani in Iraq sono solo ipotesi da valutare assieme agli alleati e non decisioni prese che in ogni caso dovranno passare dal Parlamento. Lo afferma il Ministero della Difesa in merito a indiscrezioni di stampa, come viene definita lo scoop del Corriere della Sera di oggi. Allora, torniamo, noi però stavamo dibattendo a questo punto, passando dal sinodo, diciamo, alla questione del Parlamento, di quello che fa invece il Parlamento e la politica italiana, delle unioni civili e...
Don Paolo Gentili voleva replicare, immagino, a quello che diceva Verini. No, le Verini. Dunque, la questione vera è che certamente può essere riconosciuto un ruolo al partner in qualche modo verso il bambino, per il bene di quel bambino, di quel figlio, però ci sembra che l'adozione riconosca invece un ruolo quasi di coppia in qualche modo, cioè che sia di fatto in contraddizione con tutta la prima parte che imposta nella distinzione rispetto al matrimonio e quindi va sul tema dei diritti individuali e quindi sottolinea dei diritti che sono della singola persona. C'è una distinzione da fare su questo, cioè tra il riconoscere una coppia che è un uomo e una donna che per il bene della società si aprono alla vita, custodiscono i figli, di fatto ci vuole ancora un uomo e una donna per fare un bambino, fino a prova contraria, e anche per crescerlo. E quindi questo ci sembra importantissimo per il diritto dei bambini. Ma questo è l'unico punto, diciamo, di contestazione di questa legge, per come della legge Cirinnà? Allora, direi questo, che forse un altro punto sarebbe anche il fatto che probabilmente sarebbe più efficace una legge che si interessa soltanto della questione dei diritti delle singole persone con orientamento omosessuale, piuttosto che andare nel tema del riconoscimento anche delle unioni di fatto, dopo che c'è anche il divorzio breve, quindi c'è il matrimonio. Per capire anch'io, perché allora lo dico anche perché il Parlamento approverà la prossima settimana la legge, spero in via definitiva, che stabilisce una corsia preferenziale per l'adozione, sì, per le famiglie affidatarie. Sì. E questa è una cosa molto, molto buona, positiva, evitando ulteriori traumi a minori che già, certo, avevano avuto un distacco dalla famiglia di origine e magari non possono poi essere adottati dalla famiglia affidataria, sì, perché ha meno requisiti di altre famiglie. Ecco, a parte questo per dire che c'è una, certo, sensibilità del Parlamento su questi temi. Quello che voglio dire però, se c'è un bambino, un minore adottabile, da figlio di due persone che vivono insieme dello stesso sesso. Evidentemente una di queste ha avuto un figlio da una precedente esperienza, da un uomo o da una donna, che magari non c'è più, altrimenti quel bambino non diventa adottabile. Magari quel bambino, quel partner naturale è deceduto, non ha più diritti diciamo di patria potestà o maternità. Quello che voglio dire, se due persone si vogliono bene, una di queste ha un figlio, questo figlio è adottabile, io non vedo francamente dove stia, è un gesto d'amore. Poi posso capire che chi ritiene, diciamo, di condividere certi principi della Chiesa, è giusto che si adegui, ma penso che sia giusto lasciare anche un po' di libertà per quello che è un gesto d'amore. Io penso che sia questo, in fondo. Sappiamo però anche che siamo in un mondo globalizzato, dove lei ha raccontato una possibilità, ma ce ne sono molte altre con cui quell'uomo o quella donna arrivano con quel bambino, per cui in qualche modo è come trovare una... Però la legge non riuscì, la legge non la fecondazione eterologa, per capirci, non è prevista da questa legge. Assolutamente, questo certamente. Io vorrei chiedere a Dan Fossi se alla fine, appunto, è un po' questo, è il nodo e la preoccupazione rispetto alla legge sulle unioni civili, se è tutto qui, diciamo, e se però sono anche cambiati i rapporti tra la politica e la Chiesa di Papa Francesco, fra la Chiesa di Papa Francesco e il mondo della politica romana e italiana. Beh, su questi aspetti evidentemente no, perché il Parlamento fa il suo cammino e la Chiesa ne fa un altro. E per quel che riguarda questi aspetti che sembrano minimali, che invece potrebbero essere come dei nervi scoperti, che poi portano a questioni molto più profonde, il problema è che queste leggi, questi accordi, questi piccoli passi in avanti potrebbero portare poi invece a leggi che, secondo la Chiesa, secondo i credenti, secondo anche i non credenti, potrebbero portare all'adozione da parte di coppie gay di bambini.
E per esempio io do la mia personale opinione, qualcuno mi deve ancora convincere che un bambino figlio di due genitori dello stesso sesso abbia la stessa crescita armoniosa di un bambino che ha genitori di un padre e di una madre, perché secondo faccio me avvocato del diavolo, però per dire che in altri paesi voglio dire, secondo me un bambino che, non secondo me, secondo tanti, secondo l'orientamento, secondo il diritto naturale, secondo un sacco di fattori, secondo me il bambino ha diritto ad avere un padre e una madre, perché un padre non può essere intercambiabile per una madre e viceversa, perché ci sono delle peculiarità del genere femminile, del sesso femminile, del sesso maschile, che non possono essere sostituite, e quindi si cresce in armonia secondo questa crescita, che poi si diventi gay o si diventi eterosessuali non ha nessuna importanza, ma l'armonia è importante, anche perché ci sono personalità gay che hanno detto le stesse cose che dico io, cioè che si ha diritto a un padre e una madre, perché il tesoro della madre, il tesoro della paternità non ha uguali al mondo, nell'esistenza. Allora, naturalmente questo apre un dibattito nel dibattito che purtroppo siamo in chiusura e non abbiamo tempo di fare. Però c'è un'ultima cosa che volevo chiedere a Don Paolo Gentili, perché si è detto che anche rispetto alla presa di posizione che ha fatto il Papa in questo modo anche un po' irrituale in aereo di ritorno contro il sindaco Ignazio Marino, diciamo sconfessando, smentendo che fosse stato invitato dal Papa nel viaggio negli Stati Uniti, qualcuno ha detto c'è anche dietro il fastidio per un atteggiamento che ha avuto, non soltanto diciamo per un'inadeguatezza nella gestione, nella preparazione del giubileo, ma anche per alcune posizioni sulle vicende, sulle unioni civili, il fatto che abbia fatto firmare, preso delle iniziative di questo tipo. È così? Ma io credo che più semplicemente per la Chiesa non esistono figli unici, cioè non esistono delle scelte preferenziali, per cui a maggior ragione quando un figlio si vuole mettere al primo posto viene ricondotto alla vita comune, per cui è come dire che il Papa ha sottolineato con tranquillità che sarebbero dovuti essere invitati tutti i sindaci, perché solo il sindaco della sua diocesi. In realtà è rischiato una strumentalizzazione questa, e quindi è stata necessaria una doverosa precisazione. Dire sei come padre. Gli altri sindaci o come altri interlocutori politici. Andrea Carugati, commento mi su. Mi sembra una risposta molto chiara, non aveva a che fare, credo, col tema delle unioni civili, ma col tema evidentemente di un rapporto tra il Campidoglio e la Santa Sede, che forse da parte del Campidoglio voleva essere vissuto come una corsia troppo preferenziale, insomma, ecco. Benissimo, grazie per essere stati con noi, grazie ai nostri ospiti, a Don Paolo Gentili naturalmente in particolare, e noi ci vediamo domani, adesso c'è Coffee Break con Andrea Pancani, buona giornata.